fatto molte molte stagioni nei villaggi prima di arrivare a Striscia. Allora, mi presento, sono Giancarlo Macorano, alias Eugenio Genio, direttamente da Striscia la Notizia. Come dire, è un piacere trovarsi qui in Piazza Salandra, dove quando avevo i capelli, credetemi che sono passati molti anni, quando avevo i capelli venivo qui e prendevo, andavo a comprare qua dietro la sardizia a Stuezzi e me la mangiavo proprio qua con gli amici, correvamo un po' qui e un po' là, dove si poteva, ed è stato davvero molto molto divertente. Cosa voglio dirvi questa sera, e non solo questa sera, per chi ci sta seguendo, per chi sta seguendo i nostri profili, stiamo facendo denuncia, stiamo denunciando cose che magari i cittadini, i neretini non riescono a vedere perché sono abbagliati dalla potenza mediatica che è stata utilizzata negli scorsi anni. Le scorse scelte sono state manipolate, a mio avviso. Adesso è il momento di cambiare, e naturalmente non possiamo farlo da soli, abbiamo bisogno della forza che è il popolo, perché i neretini tutti insieme io non penso che meritino questo trattamento. Ora, io ho fatto molti anni a Milano, molti anni in giro per il mondo nei villaggi, ma un posto così bello io non l'ho mai visto, e credetemi che ne ho visti tanti di posti. E fatevi un applauso a questa terra, prima di tutto, ma fatevelo con piacere. Io non ne faccio una questione politica, ok? Sono entrato adesso in politica. Per me c'è una terra e dei cittadini, i neretini, da tutelare. Non ne faccio una questione politica. Io personalmente vi dico la mia storia. Quando sono arrivato a Milano negli anni 90, sui bar c'era scritto: i terroni non possono entrare. Io ho lottato come pochi per tenere alta la bandiera neretina, ok? Mi sto commuovendo, mi devo fermare un secondo. Perché quello che c'è nel cuore, non ho un discorso scritto e non voglio far meno a chi ce l'ha, però non ne faccio una questione politica. Io vedo delle cose che non vanno bene. Sono andato in giro per tutta Italia a denunciare, grazie a papà Antonio Ricci che mi ha adottato, a denunciare cosa non funzionava, e abbiamo risolto. Oggi sono qui per risolvere. E non riesco a concepire persone che mi dicono: io ho promesso il voto. Non esiste, perché non puoi promettere il voto laddove ci sono problemi di salute. Cioè, a Milano, paesini, garombari, nonienzi, 7.000 persone hanno l'ospedale. E Nardò, che è una città e senza ospedale, fategli un applauso alle amministrazioni. Soldi che sono stati erogati, spesi come? Andremo a vederlo. Per chi ci sta seguendo, chi sta seguendo il mio profilo, Macorano Giancarlo, chi sta seguendo Mino Frasca, Paola Mita e tanti altri, andrete a vedere le denunce che stiamo facendo. Perché è inammissibile fare della politica una cosa personale. La politica serve per aiutare i cittadini, la politica serve per mettere in chiaro e per sistemare le problematiche che magari ne derivano da questo paese, non crearne altri e creare debito. Questo paese è indebitato, per avere che cosa? Una pista ciclabile a pezzi? Venite a Milano, vi faccio vedere un paesino di 7.000 abitanti che la pista ciclabile è una meraviglia e non è costata così tanto, ok? Primo, ma non è perché Milano è meglio, io me ne voglio andare da Milano, io voglio trasferirmi qua, e ogni anno che vengo qui vedo una terra meravigliosa, delle persone spettacolari che, se tu gli chiedi un'informazione, ai tempi che non c'era il Google, ti accompagnavano, ti dicevano: vieni con me compà, ti accompagno io. Questo era quello che io ricordo e che ricordo tuttora. Cosa vedo? Personalmente vedo un'amministrazione che vi sta prendendo in giro, ma non solo quella di adesso, pure quella di prima. Vedo, sinceramente parlando, che il paese piano piano si sgretola, perché voi dovete capire che se ci guardiamo in faccia tutti i giorni, dopo un anno non vediamo realmente quanto la persona è invecchiata, ma se come me da 25 anni fai avanti e indietro da Milano e dopo un anno vieni a vedere questa terra e vedi che piano piano sta invecchiando e vedi la differenza, perché dopo un anno una persona, se la rincontri, vedi realmente quanto è invecchiata. Io questo paese lo vedo invecchiato, lo vedo trascurato, e non solo loro, anche i neretini. Ma facciamo un esempio: uno di voi vuole andare all'ospedale, cosa deve fare? No, aspetta, la piglio la corriera, no? Oppure prendo il taxi, oppure non ci sono servizi. Io vorrei portare qui insieme a loro, e sposo le sue idee, le ho sposate, tutto quanto il programma, perché cambierebbe Nardò, aiuterebbe i neretini.
Allora, poi sta a voi, perché quando sarete lì, in quei seggi, quando sarete lì da soli, sarete voi, con la vostra coscienza, a decidere se dovete segnare nella lista a chi avete promesso il voto o a chi veramente lo merita, perché cambierebbe il paese e vi darebbe una mano. E i treni passano una volta sola nella vita. È il momento di cogliere questo treno, di cogliere il treno del cambiamento, perché senza cambiamento non c'è evoluzione. Io quello che ho visto in questi anni è mancanza di rispetto innanzitutto per chi ha costruito questo paese, i nostri anziani, le radici che abbiamo le hanno costruito, e bisogna portargli rispetto e aggiungere un'evoluzione, ma portare rispetto. E qui rispetto non c'è stato. E non è solo questo, sono tante altre cose che voi le vedrete. Seguiteci, seguite il mio profilo Facebook, Giancarlo Macorano, perché ne vedrete tante. Vedrete tanti servizi e tante bugie che vi sono state raccontate. Perché? Perché ognuno di noi non è che può pensare alla politica tutti i giorni, parliamo. C'è chi ha da andare a lavorare, i bambini che devono crescere, le cose da comprare, ognuno ha le proprie preoccupazioni e non può pensare realmente a cosa sta succedendo. Beh, ve lo dico io. Ci stanno prendendo in giro, ci stanno prendendo in giro, e ve lo farò vedere giorno dopo giorno con i servizi che pubblicheremo, perché così questo paese non può andare avanti. Per andare avanti ci vuole una crescita, qui la crescita non c'è, c'è la crescita solo per qualcuno, e andrete a vedere poi nei servizi. Allora, se volete darvi una mano, dovete sposare il cambiamento. Sposare il cambiamento vuol dire dare innanzitutto la possibilità a persone che mettono la faccia come me e come la squadra che abbiamo creato per cambiare Nardò e migliorarla, dare fiducia. Questo da soli non possiamo farlo, abbiamo bisogno di voi, ma perché siamo gli unici che vi possono dare una mano. Quello che ci tengo a dire, e poi chiudo, anche perché sennò alla fine che poi spengono le luci, avendo monto io non spiccio più, è vero, lo sanno. Allora, quello che voglio dire è che mi è scattato tutto questo a settembre, dovete saperlo, il 9 settembre sono stato investito da un'automobile e mi è passata la vita davanti, qui ne ho i segni, sono stato operato di urgenza, stavo rimanendo paralizzato, mi è passata la vita davanti, lì c'è stata un'illuminazione, ho capito che essere arrivato a Striscia serviva per dare soddisfazione a me e ai miei familiari, sì, perché alla fine non mi ha regalato niente nessuno, però ho capito come l'ha capito Mino, perché anche Mino ha avuto problemi di salute tempo fa, e da lì, quando ne abbiamo parlato insieme, ci siamo detti: la nostra vita, le nostre anime devono avere uno scopo, ed è quello di essere ricordate bene, e bisogna farlo per aiutare il paese. Adesso passo la parola a Paola, la signora Paola Mita, che naturalmente ha delle bellissime cose da dirvi. Grazie, grazie a tutti, un applauso alla signora Paola Mita, grazie. Grazie Giancarlo e buonasera a tutti. Come sempre stare su questo palco mi emoziona, anche perché siete tantissimi, e veramente grazie. Noi abbiamo costruito un gruppo di persone, di donne e di uomini che credono nel cambiamento con Mino, nel cambiamento con tutti i ragazzi e le ragazze, gli uomini e le donne della nostra coalizione che si sono candidate. Io non voglio togliere molto tempo a Mino perché avrà tantissime cose da dirci, quindi insieme alle colleghe andremo a leggere i nomi e a ringraziarli ancora una volta uno per uno per esserci qui, per averci messo la faccia nonostante il periodo e le condizioni non erano favorevoli, perché vi assicuro che tantissimi ragazzi e ragazze, donne e uomini sono stati contattati per dire la loro candidatura, quindi io veramente grazie a tutti uno per uno. Presento la lista di Nardò Civica, Patrizia De Rosa, Paolo Donadei, Gianluca Fracella, Maria Catasto, Francesco Giuseppe Tassi, Deborah Sansone, Angelo Battiato, Toni Filieri, Angelica Fiore, Giuseppe Rossi, Giovanni Vincenti, Libero Paglialunga, Gabriele Fattizzo, Giulia Urso, Giorgio Tondo, Giacomo Galistu, Chiara Zacheo, Teresa Antonietta Zicolella, Erika Panico, Simone Calò, Riccardo Guido. Grazie.
e con un po' di emozione presenterai questa forza, Nardo. Forza Paola! La sottoscritta. Vai Paola! Salvatore Russo, Giancarlo Magorano, Antonio Puzzovio, Lucio Rocca, Lorenzo Gualtieri, Andrea Fasca, Martina Giannuzzi, Katia Martignano, Pasquale Sandro Fiore, Sara Gabrieli, Giampiero Bonuso, Massimo Spano, Rolando Giustizieri, Francesca Dell'Anna, Maurizio Ramundo, Eleonora Troisi, Michelangela Falconieri, Giuseppe Maffeo, Sara Ricupido, Pierluigi Parisi, Vincenzo De Vittorio, Antonio Trignano, Matteo Romano. Grazie ragazzi, andiamo a vincere. Allora, io presento la lista Cambiamo per Nardò, la sottoscritta Paola De Benedictis, Alessandro Presto, Ernesto Portorico, Andrea Lubello, Vanessa De Franco, Francesca Ambrisi, Cristian Bottazzo, Roberta Barone, Nadia Corrente, Valeria Cavallo, Andrea Cuppone, Annarita Colazzo, Donata De Pascalis, Ilaria Delle Donne, Mauro Verena, Massimo Malandugno, Mirko Loria, Denis Polo, Ilaria Trotta, Emanuele Vilei, Marco Spano, Federica Zaccaria, Sara Palumbo, Costantina Sampaglia. Forza ragazzi, grazie. Salve, buonasera, lista Nardò Futura. La sottoscritta Rossella Doma. Grazie. Francesco Paolo Personè, Marcello Giuseppe Resta, Stefania Nobile, Mattia Parisi, Giovanni Pantaleo Manieri, Rubina Nestola, Gregorio Salvatore Inguscio, Antonio Credì, Francesca Falconieri, Francesco Carrisi, Francesco Calabrese, Angelica Villani, Maria Grazia Ciavarella, Matteo Cilla, Francesco Natale, Maria Noris Malandugno, Pamela Polo, Alessandro Tempesta, Marco Zollino, Cosimo Damiano Zacà, Giovanni Iaia. In bocca al lupo a tutti noi. E signori e signori, adesso accogliamo con un grande applauso il candidato sindaco che per me è già il sindaco. Signori e signori, per voi, per noi, Mino Frasca! Buonasera a tutti, avevo perso l'abitudine dopo 5 anni di fermo, per cui mi sento emozionato questa sera. Carissimi concittadini, un saluto affettuoso a tutti voi che siete qui questa sera. Probabilmente in molti pensavano che Mino Frasca non ci sarebbe stato in questa campagna elettorale. Ma l'amore per la mia città è stato più forte. Chi mi conosce sa che la politica è parte integrante della mia vita e dopo un breve stop forzato dovuto a problemi di salute e spinto anche dall'entusiasmo di tanti amici che hanno creduto nella mia persona, oggi sono qui nella mia piazza, più carico e determinato di sempre per la mia Nardò. Mi presento a voi con una coalizione formata da donne e uomini che credono nella politica come servizio. La mia storia politica nasce tanti anni fa. Ho iniziato proprio da Nardò, dal ruolo di consigliere comunale. Un giovane ragazzo di origini umili, con genitori e famiglia umile, che si candida al consiglio comunale di Nardò e viene eletto. Ancora oggi, solo al ricordo, mi emoziono. Dalle riunioni nelle segreterie ero diventato consigliere comunale e da lì poi tante altre competizioni politiche, sino a ricoprire il ruolo di consigliere provinciale e le candidature alle regionali, sino alla presidenza della SGM di Lecce, che ancora oggi ho l'onore di ricoprire da quasi 10 anni.
Non è stato semplice, ma siamo qui, uniti e forti per vincere. Abbiamo fatto un grande lavoro di squadra. Abbiamo ascoltato e continueremo ad ascoltare tutti i cittadini, le loro richieste e i loro bisogni. E proprio partendo dalla mia esperienza personale, il motivo per il quale invito i ragazzi e tutti coloro che hanno perso la passione nella politica ad avvicinarsi ad essa con spirito di servizio. Purtroppo, in questi 5 anni abbiamo assistito ad un nuovo modo di comunicazione politica, incentrato solo su una persona, un modo di comunicare violento e mistificatore, dove tutte le voci in dissenso venivano e vengono oggi mortificate e oscurate. Molti slogan gridati, molto fumo negli occhi è stato buttato, da lupi che indossano le maschere, da pecore quando sono in mezzo alla gente. Ma sempre tali restano, lupi. Non prometterò mai nulla che non possa essere realizzato. Il mio, il nostro programma non è ingannevole, ma serio, concreto, e se me ne darete l'opportunità lo realizzeremo insieme. Meloni nel 2016, prima di essere eletto, andava in giro per i quartieri della nostra città, promettendo ciò che poi non ha mai compiuto. Vi ha ingannato, e non sono io a dirlo, ma gli articoli di giornali dell'epoca. Le sue false promesse sono storia. Raccontava di essere il nuovo, che avrebbe dato priorità alla discarica e al calo delle tasse. Parlava di patto con i cittadini, si diceva diverso da chi faceva oscuri accordi per poi nominare in giunta proprio coloro che voleva lontani. E non va. Si dichiarava alternativo al centro-sinistra. Basta dare uno sguardo alla sua giunta per verificare che ciò che diceva non è reale. Parlava di giunta caratterizzata da novità e competenza. Probabilmente per lui la novità e la competenza sono sempre i sempre presenti assessori di tutte le giunte e di tutti i colori che nulla in 20 anni hanno fatto per Nardò. Urlava in piazzetta Tre Palme che i bambini sarebbero tornati a nascere a Nardò. Una menzogna, i nostri figli continuano a nascere negli altri ospedali. Vergogna prendere in giro così i cittadini, vergogna! Raccontava di voler portare il Consiglio Comunale la meglio gioventù, estranea ai gruppi di potere, per poi subito dopo cercare tutti di piazzare tutti i suoi in ogni competizione successiva, facendo accordi con tutti, con destra, sinistra, centro. Il suo staff costa alla città di Nardò e quindi a tutti noi ben 230.000 euro l'anno. Urlava proprio a questa piazza che lo avrebbe dimezzato. Forse la matematica non fa per lui, perché ha come signorotti. La verità è che ancora oggi, dopo 5 anni, alla fine non ha un suo piano regolatore. Questa amministrazione ha cambiato il volto del territorio neredino con varianti puntuali, e meno male che era basta favori ai signorotti. Pretendeva rispetto per i suoi candidati, per poi non avere scrupoli a chiamare i nostri candidati e chiedergli di ritirare la candidatura.
si riempiva la bocca di parole come tumori, leucemie e malattie, parlando della discarica di Castellino, chiamandola come una discarica alle porte di casa, mai messa in sicurezza. Alla fine del suo mandato la discarica è sempre lì, non è stata messa in sicurezza, però ci riempiono le bacheche di articoli nei quali ci raccontano di tavoli storici. Ma quale tavoli storici? Questi tavoli sono atavici, sono vecchi come il loro modo di fare politica. La sua giunta e lui non hanno fatto nulla. I nostri concittadini continuano a morire, questa è la verità. Noi faremo anche lo sciopero della fame se necessario per pur di chiudere definitivamente quella fabbrica di tumore e morte, per porre una volta per tutte la parola fine. Volevano fare un mega impianto di compostaggio a San Sidoro, hanno dovuto fare un passo indietro, hanno inviato addirittura volantini a casa dei cittadini per convincerli che era la cosa giusta, senza capire che i nostri cittadini piangono i loro cari e che non vogliono alcun nuovo impianto di rifiuti. Hanno dovuto anche lì ritirare tutto. Stiamo ancora aspettando il referendum che Meloni annunciò. Si presentarono ai cittadini con un programma che avrebbe dovuto rivalutare San Sidoro. La chiamavano la terza marina, accusando tutti di non avere idee. Andiamo oggi insieme alla fine del suo mandato e vediamo cosa è stato fatto. Ve lo anticipo io, nulla! Sulle marine e sulle frazioni però la responsabilità non è solo dell'amministrazione Meloni, perché è responsabilità anche delle precedenti amministrazioni che oggi si ricandidano al governo della città dopo che lo hanno governato per oltre 20 anni e lo hanno ridotto a non avere nulla, nemmeno i servizi essenziali. L'ospedale è chiuso, nulla di ciò che ha detto è stato fatto, anzi c'è di più, con Meloni è stata posta la parola fine, la morte dell'ospedale, nel silenzio assordante suo e dei suoi consiglieri comunali. Ma non è tutto, il candidato sindaco Carlo Falangone proprio ieri durante il suo comizio di apertura ha parlato di mancata messa in sicurezza della discarica. La domanda nasce spontanea: quando lui era assessore e poi vice sindaco del governo della città, che cosa ha fatto? Ricordiamo a tutti che il candidato sindaco Carlo Falangone, con accanto Nichi Vendola, proprio su questo palco promettevano alla città che l'ospedale non sarebbe mai stato chiuso, per poi tornare nel 2010 sempre con Vendola a ripetere le stesse cose. Ed infine il candidato Carlo Falangone si candidò alle regionali accanto a Michele Emiliano, quello stesso Michele Emiliano che con l'amministrazione Meloni ha messo la pietra tombale sul nostro ospedale San Giuseppe Sabbiasi. Abbiamo anticipazioni di cassa per oltre 7,5 milioni. E di giovedì un post di Meloni nel quale parla, manco a farlo apposta, di 7,5 milioni di investimenti per il rifacimento delle strade. La domanda che mi sorge e che faccio anche a voi è questa: ma le strade non erano state finanziate con fondi regionali a fondo perduto? È evidente
e nella mente di Mellone abita una grande confusione. Ha fatto tanti debiti durante il suo breve mandato che confonde le tante forme di indebitamento che ha contratto. Spiego cosa significa 7 milioni e mezzo di anticipazioni finanziarie. Significa che quando un comune non ha in cassa nemmeno un centesimo per pagare gli stipendi è costretto a recarsi in banca a chiedere prestiti per pagare le normali spese di funzionamento. Significa che non si hanno soldi neppure per pagare le bollette. Significa che Mellone ha portato Nardò sull'orlo del fallimento. A chi mi dice che l'amministrazione Mellone ha fatto, non posso che rispondere: ci mancherebbe altro che non fosse stata capace di spendere 35 milioni di euro. Attenzione però, perché la qualità della spesa è decisiva per valutare la qualità di un amministratore. E non solo io, ma tantissimi cittadini meredini sostengono, forse non lo dicono apertamente per il clima di omertà che è stato creato, che quei 35 milioni di euro sono stati impiegati malissimo. Per cui non bisogna avere paura per dire che Mellone non ha fatto 35 milioni di euro di investimenti, ma ha compiuto 35 milioni di euro di sprechi pubblici. La sua cattiva gestione ha fatto perdere opportunità importanti alla nostra comunità. Anche questa non è una mia opinione, ma è storia, provata dall'indebitamento alle stelle del nostro comune e dalle oltre 350 aziende che ancora aspettano disperatamente di essere pagate. Per non parlare poi di quasi 500.000 euro di incarichi esterni solo per le spese legali, nonostante la presenza nel nostro comune di ben 3 avvocati. Mellone non deve proprio fidarsi dell'ufficio legale dell'ente, si è arrivato addirittura ad affidare all'esterno anche i recuperi IMU. E meno male che gli dava basta gli incarichi esterni. Siamo in piazza Salandra. Chi di noi non ricorda le associazioni che riempivano questa piazza? Quanti sacrifici hanno fatto? Mellone, sapete cosa ha fatto? Invece di ringraziarli, li ha sfrattati, ovviamente a spese dei meredini. Noi li faremo ritornare, daremo loro la giusta dignità che gli spetta. Ha completamente chiuso questa piazza, una ZTL H24 insensata. Cari amici, il 3 e 4 ottobre scriveremo insieme una nuova storia, una nuova pagina della politica cittadina. Scriveremo insieme la storia della nostra città, con passione, impegno, umiltà e sguardo rivolto al futuro. Mellone e Palangone sono il passato, l'esempio della politica fallimentare è piena di promesse, disposta a fare accordi con tutti pur di mantenere il potere e la poltrona. Noi invideremo la discarica, scriveremo la parola fine a questa fabbrica di morte. Chiederemo e pretenderemo l'apertura di un pronto soccorso. Chiederemo l'aumento dei livelli minimi di assistenza, perché è inconcepibile il modo in cui la sanità pugliese ha trattato Nardò e i suoi cittadini.
nel silenzio assoluto, lo ripeto, nel silenzio di tutti, da Mellone a Falangone. Pretenderemo la presenza dei medici di base su tutte le frazioni. La frazione di Boncore non ha medici di base. Pretenderemo la raffinazione al massimo delle acque per lo scarico di Torre Serraglio. Basta, 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 basta prese in giro e perdite continue di tempo. Abbiamo visto tutti che i carri armati sono rimasti chiusi, ancora non sappiamo dove. Il canale Asso dovrà essere bonificato. Basta con topi, serpenti e cattivo odore. Il consorzio di bonifica e il comune di Nardò dovranno lavorare da subito in piena sinergia. Saranno previsti interventi di disinfestazione e di pulizia delle caditoie con cadenza fissa. Basta allagamenti, nonostante milioni di euro spesi a loro dire per risolvere i problemi degli allagamenti, Nardò si allaga sempre e forse anche più di prima, causando danni a famiglie e attività. Internalizzeremo i servizi di preposto scuola, portierato, assistenza a scuola, bus, trasporti, front office e bagni pubblici. Basta con i soldi alle cooperative e alle ditte esterne. Tutto deve essere trasparente. Da subito attiveremo un punto di front office in diretto contatto con il centro per l'impiego, perché nessuno deve rimanere indietro e tutto deve essere fatto con la massima trasparenza. Realizzeremo nuove unità abitative residenziali da assegnare mediante criteri certi ai cittadini che ne hanno bisogno e alle giovani coppie, perché il diritto alla casa non è un favore. Realizzeremo la rete fognaria in tutte le marine e in tutte le frazioni e nelle zone cittadine che ne sono sprovviste. Valorizzeremo le aziende agricole del territorio. Nelle marine e nelle frazioni più lontane ci sarà la presenza di un amministratore comunale. Riporteremo le nostre associazioni che Mellone ha sfrattato al posto loro e chiederemo a lui di pagare le spese legali. Renderemo attrattiva la zona industriale mediante la creazione di infrastrutture necessarie. Elimineremo la pista ciclabile di via Bonfante, prevedendo percorsi alternativi, e andremo a ripristinare il doppio senso di circolazione. Assumeremo nuovi vigili urbani e potenzieremo rapporti con la protezione civile. Attiveremo il progetto di servizio civile per i nostri ragazzi e prevederemo che il COC sia sempre attivo attraverso una fitta rete di collaborazioni fra servizi sociali e territorio, affinché gli aiuti ai quali le famiglie hanno diritto non si trasformino in favori che poi dovranno essere ricambiati in campagna elettorale. Abbiamo previsto all'interno del nostro programma anche l'apertura di un canile comunale. Cari concittadini, queste sono solo alcune linee del nostro programma, che non è il libro dei sogni, ma che guarda al futuro, perché, come diceva Churchill, il politico diventa uomo di Stato quando inizia a pensare alle prossime generazioni invece che alle prossime elezioni. Grazie a tutti!